Buonasera a tutti. Sera. Sera, sera, sera. Allora, benvenuti, benvenuti a tutti. A persone che conosco, persone che non conosco, alcuni collaboratori anche. Molto bene, buonasera. Studentesse. Allora, qual è lo scopo di questo incontro? Lo scopo di questo incontro è divulgare un pochino la terapia craniosacrale. Adesso io userò la parola terapia. Dovete sapere che in Italia la parola terapia appartiene al mondo sanitario. Per chi non è un operatore sanitario, la parola è tecnica del benessere. Ma siccome a me piace la parola terapia, qua dentro uso la parola terapia piuttosto che terapia e tecnica del benessere. Userò sempre terapia, va bene? Sappiate che se siete personale sanitario e se mai potreste utilizzare questa tecnica, va bene, altrimenti tecnica del benessere. Comunque, alla fine fanno le stesse cose. Cioè cercano di portare un benessere a chi è o a chi ha una disfunzione. Allora, questo è lo scopo di questi incontri, facciamo dei mini incontri proprio per divulgare, perché nel mondo presente in questo momento ci sono tantissime terapie e giustamente non tutti conoscono tutte le terapie e a volte perché non si conosce qualcosa si diminuisce, si minimizza il tutto e allora io voglio portare alla superficie un pochino questa tecnica, questa metodica, questa terapia ai presenti e poi ogni qualvolta vengono qualcun altro per divulgare appunto questa metodica. Allora io sono il co-presidente dell'Accademia Craniosacrale, Thea Keber che avete visto fuori è l'altra co-presidente, lei si prende cura di organizzare, fare dire, lei è quella che mi fa venire qua a fare questi incontri e tutto il resto, sapete, lei è la forza motrice dietro qua. Io insegno e poi ovviamente applico la tecnica in questo nostro centro dove abbiamo anche il mio ambulatorio. Bene. Parliamo di terapia craniosacrale. Che cos'è la terapia craniosacrale? Innanzitutto voglio iniziare con una frase molto forte, perché le persone mi chiedono ma che cos'è la terapia craniosacrale, che cosa fa, per chi è utile? Ci sono milioni di domande su questo concetto. Io dico sempre la stessa cosa, guardate, la terapia craniosacrale è una terapia che può essere, io uso le parole, può essere utile a qualsiasi problematica che un paziente può manifestare, basta che non abbia bisogno di un intervento chirurgico immediato. Se il paziente ha bisogno di un intervento chirurgico immediato, spiacente, la terapia craniosacrale non ha valore. Bisogna chiamare l'ambulanza e mandare in ospedale. Se invece un paziente ha qualsiasi, e uso la parola qualsiasi, problematica, ovviamente attraverso un terapista esperto, il terapista esperto può essere di supporto, può essere di aiuto al paziente. Qualsiasi essa sia la problematica. E non voglio andare oltre perché poi si parla di questo, di quello e quell'altro. Ovviamente dobbiamo anche renderci conto che ci sono i terapisti che hanno completato un percorso, ci sono i terapisti che hanno fatto 2 o 3 incontri e magari ovviamente non sono all'altezza di tutto. Però la terapia di per sé, non il terapista, la terapia di per sé. La terapia craniosacrale è una medicina manuale. Cioè la medicina manuale può essere di supporto a qualsiasi problematica che abbia a che vedere con articolazioni, con fascia, con muscoli e con organi. Qualsiasi cosa con il nostro paziente può essere in disfunzione, la terapia craniosacrale può essere di supporto, può essere di aiuto. Questo è tanto. Adesso, da dove nasce questa metodica? A me viene da ridere quando parlo di queste cose, penso, tutto nasce in America, non ho mai capito perché tutto nasce in America, o tanto nasce in America, anche la terapia craniosacrale nasce in America, no? Però prima di essa, diciamo che la terapia craniosacrale è un'evoluzione di altre 2 metodiche. Allora, la prima in assoluto di queste metodiche, sì, me ne sono io, non fa niente. La prima assoluta appartiene al dottor Steele, lui è un americano ovviamente e suo padre era un pastore protestante, perciò andava in giro per il Far West a guardare, a parlare, a portare l'Isir e portare il figlio con sé. Lui diventa medico, diventa chirurgo e nella guerra di successione tra il nord e il sud degli Stati Uniti d'America taglia gambe, salva vite, vede gente morta e tutto il resto e quando la guerra finisce torna a casa sua e tre dei suoi figli contraggono la meningite che viene trattata con mercurio all'epoca e tutti e 3 muoiono.
Normalmente uno che è un medico che ha questo tipo di trauma è anche lecito pensare che si stacchi dalla medicina e che vada a fare qualcos'altro. Invece lui dice no, lui dice ci deve essere qualcosa di più di quello che possiamo offrire in questo momento all'umanità. E guarda il corpo nella sua struttura. Guarda il corpo nella sua struttura e dice, ma com'è che abbiamo questa meravigliosa struttura? Che cosa c'è dentro? Che c'è sotto? Che cosa la manda avanti? E guardandola, appunto, voi l'avete visto la prima immagine, c'è questo femore, lui ha questo femore, allora dice articolazione, ossa, struttura, funzione. E praticamente propone questa medicina manuale dove lui trattava tutte le cose che non avevano bisogno di intervento chirurgico, attraverso la funzionalità del corpo, attraverso le strutture. E sviluppa quattro fondamenti, quattro pensieri, io ne ho messi tre, il quarto è un po', l'ha detto lui, possiamo anche dirlo noi, ma io mi trattengo un attimino. Il primo fondamento è che lui guarda il corpo come un'unità. Lui dice, non può essere che se uno c'ha un piede, che si muove in un determinato modo, invece si muove in un altro modo, non influisca un qualcosa di più. Perciò lui guarda il corpo come un'unità, dice, tutto quanto è un'unità. Adesso noi abbiamo delle persone che hanno dei trattamenti, non so, mal di spalla, mal di collo, e le persone abbiamo specialisti che guardano soltanto quelle strutture là. Lecito, perché meno male che ci sono. Però se noi guardiamo soltanto che nel collo, non guardiamo il resto del corpo, non guardiamo le gambe, come camminiamo, che hanno un'influenza sul nostro corpo, un effetto domino. Lo specialista si concentra su quello che è la sua specialità. Steele dice no, il corpo è un'unità, e questo nell'870, 880, quando lui apre la prima scuola di osteopatia negli Stati Uniti d'America, che tutt'oggi i medici che diventano osteopati frequentano l'Accademia dell'Osteopatia. Struttura e funzione sono interconnesse. Perciò tante volte noi abbiamo delle disfunzioni fisiologiche e ci adattiamo, cioè non posso più muovere questa spalla, faccio di più con quell'altra spalla. Giustamente che ci adattiamo perché dobbiamo andare avanti, ma una struttura che non funziona può portare a un'ulteriore disfunzione. Cioè se io ad un tratto ho il collo che va così perché ho mal di collo, non posso guardare l'orizzonte così, per forza devo guardare l'orizzonte in questo modo qua. Adesso è un'esagerazione, però vedete come il corpo è un meccanismo autocorrettivo? Ecco quello che fa. Io ho un dolore qua, fletto la testa a destra e poi tutto un tratto devo fare questo. Esagerazione, però io così adesso posso guardare l'orizzonte, altrimenti no. Dunque il corpo è un meccanismo autocorrettivo. Struttura e funzione sono interconnesse, il corpo è un'unità. Dunque guardate questo, sembra quasi un new age, sembra quasi qualcosa che avete nei nuovi, in questi negozi dove vendono le fontanelle, no? Quando fanno i rumorini, le nebbie. Sembra qualcosa che invece è scritto nel 880, alla fine del 1800. È interessante questo, perché proprio lui, avendo avuto questo grande trauma, non poteva accettare che tutto dipendesse da. Bene, uno dei suoi studenti era un altro illuminato, il dottor Sutherland, lui era un giornalista e frequenta la scuola del dottor Steele soltanto perché suo fratello non stava bene, veniva trattato da tantissimi medici e nessuno dava un resoconto positivo. È andato nella scuola di Steele, nell'ospedale di Steele, e miracolosamente sta meglio. Lui da giornalista studia medicina e dice voglio imparare, voglio vedere che cosa ha fatto l'osteopatia per mio fratello. E comincia a vedere i tre principi e incomincia a capire che suo fratello era stato meglio perché probabilmente era stato visto sotto un contesto globale piuttosto che in un contesto del sintomo soltanto. Noi abbiamo un dolore, questo è un sintomo. Qual è la causa? Ma di più, quali sono possibili concause? Perché noi tante volte pensiamo a una causa, ma non è una causa. A volte ci sono tantissime concause perché noi possiamo avere dei traumi che inibiscono la nostra funzionalità nel tempo, che sono dei traumi, mi storgo la caviglia, mi piego il ginocchio, ho preso un colpo, non so, un poco alla volta, fin quando il corpo dice basta. E poi ti manifesta un sintomo. Bene, lui va, frequenta la scuola, diventa osteopata, ma anche qua ci sono sempre queste persone che hanno un qualcosa in più, una marcia in più se volete,
no? E qual è la sua marcia in più? Lui guarda quello che Steele manifestava, faceva vedere, la colonna vertebrale e gli arti. E lui dice, ma come mai Steele non mi parli della testa? Perché Steele si fermava alla prima cervicale, alla prima vertebra. E Steele dice, guarda, struttura e funzione sono interconnesse, ma il cranio è una scatola calcificata. Lui non si raccapacita, perché lui dice, se la natura voleva che il cranio fosse una scatola calcificata, non ci sarebbero tutte queste strutture. Ovviamente stava parlando da strambo, usiamo questa parola, da strambo, perché il cranio non si muove, questo si muove. No, questo è quello che noi vediamo, questo si muove, il cranio non si muove. E lui non si dà per vinto, allora si isola, perché questo è un libro che ha scritto sua moglie che spiega molto bene la sua vita. Lui ha scritto pochissimo, ha scritto un articolo che è stato pubblicato sul giornale dell'osteopatia in America, The Osteopathic Society, e poi ha scritto un libro, un piccolo libro. Ma sua moglie è quella che ha scritto il più bel libro di tutti. E il libro si intitola Con dita pensanti. Perché lei scriveva tutto quello che lui sperimentava. E cosa faceva lui? Ha preso un casco di football americano, ci ha messo delle viti e ha incominciato a comprimere le varie ossa del cranio. Perché lui diceva, queste ossa devono muoversi, se no perché ci sono queste strutture? E anche queste strutture sono differenti. Bene, con questo casco comincia a premersi le ossa parietali, quel lato della testa, e adesso non mi ricordo, ma insomma va in lacrime, va in svanimento, ci viene nausea, e sua moglie scriveva giù. Allora gli diceva, se una persona viene dentro con nausea e nessuno ha trovato la ragione per la quale questa persona c'ha la nausea, piuttosto che dire che magari se lo sta immaginando, forse l'osso parietale è compresso. E lui ha sviluppato tutto il suo lavoro su quella che era l'osteopatia cranica con questo concetto. Pensate un po'. Ha impiegato circa 10 anni, questa è un po' la storia, che ovviamente c'è stata data parte da quello che è stato scritto e parte dal dottor Pleasure. Non l'ha mai conosciuto il dottor Pleasure, però aveva conosciuto i suoi allievi. E questo è quello che faceva, era dedicato a questo cranio. Nel suo scantinato stava là, si metteva questo football in testa, casco di football in testa, e sua moglie scriveva, faceva, diceva. Lui propone quella che poi è l'osteopatia cranica e apre la prima scuola, che andava a pari merito con quella che era l'osteopatia classica. Perciò uno andava a studiare l'osteopatia classica e poi c'erano quelli che si consideravano all'epoca un po' i fuori, non poi più particolari, un po' i carbonari della medicina, quelli che non funzionavano proprio tanto all'aperto, perché la gente dice, ma cosa parli di questo? Eppure, però cosa facevano i medici normali? Quando qualcosa non funzionava, c'era, piuttosto che il signore o signore, lei non... Magari se lo stai immaginando, vada al dottor Sutherland, vada nella sua scuola e guardi che forse può essere aiutato. E tante cose sono state fatte. Lui muore negli anni 50 e rimangono forse un pugno di studenti, di medici, qualcosa, un centinaio. Però prima di morire uno dei suoi studenti, il dottor Magoon, dice vai in Europa, non rimanere in America, perché in Europa gli osteopati sono dottori in osteopatia, non sono medici e hanno una libertà maggiore a quella che è il lobby della medicina. Perciò tu porta questa terapia da loro, insegnala loro e vedrai che questa tecnica, questa terapia prenderà piede. E Magoon lascia l'America e viene in Europa, in Inghilterra ovviamente sono i cugini, poi dall'Inghilterra gli odiati e amati amici francesi e poi via via dicendo si va un po' spargendo su tutta l'Europa, no? E questo era il lavoro di Sutherland. Ma diciamo che io sono diventato osteopata negli anni 90, all'inizio degli anni 90, e nella scuola di osteopatia dove frequentavo io il cranio diceva se volete farvi un seminario nel fine settimana andate, può essere divertente. Questo era come considerato l'osteopatia cranica. Se volete farvi un weekend simpatico andate là. Perciò siamo stati cresciuti nell'osteopatia con una mancanza, non di rispetto, una mancanza di interesse, se volete, verso l'osteopatia cranica. Comunque, l'osteopatia cranica rimane, ma in America questo rimanere creava un po' di sconforto tra il mondo della medicina, perché si andava nel mondo in cui si volevano evidenze scientifiche. Si arrivava a un punto, adesso basta parlare di elisir, di cose varie, evidenze scientifiche. E allora John Pleasure, un medico di Detroit, quale professore biomeccanica, agopuntore, medico, osteopata, viene chiesto a lui
di ritornare all'Università del Michigan, dove si era laureato, e presiedere su circa una ventina di dottorandi per vedere se potevano portare alla superficie, a parte altre ricerche, ma se c'era o non c'era il momento nella scatola cranica. Spetta a lui di portare questa evidenza alla luce. Torna nell'Università del Michigan, presiede questo gruppo di dottori, questi ricercatori, e devo dirvi che hanno portato alla superficie questa conoscenza che oggi abbiamo, questo riconoscimento che noi abbiamo, dove c'è il movimento nella scatola cranica. Questo è quello che lui ha fatto per tutto questo. Ma come avviene questo? Come nasce questo? Perché questo è un po' la fine di come è nato tutto. Ma come nasce? Lui ha una paziente, la quale lo chiama e dice: mio papà sta male, non abita qua, può venirlo a trovare? Lui va a trovare questa paziente giusto per dare un supporto e vede questo signore disteso per terra con sangue, vomito e puzza di alcol, e ci dice: scusa, mi hai portato qua, tuo papà è un alcolizzato. Fa: no, mio papà non ha mai bevuto in vita sua, mai. Oggi aveva un forte dolore alla pancia e sapete come siamo noi, da un bicchiere di whisky forse ti passa. Questo qua beve e tu un tratto cade per terra e comincia a vomitare sangue. Oplegia tocca il suo polso, è molto rapido, il paziente ha una pressione bassissima, chiama un'ambulanza, lo porta in un ospedale e poi aveva dei vari cisti al fegato, al cervello, aveva delle varie disfunzioni. Comunque, torna a casa, questa paziente lo chiama di nuovo. Oplegia: cosa c'è questa volta? La paziente lo chiama e fa: mio papà ha sviluppato, a parte plantare dei piedi, delle creppe, dei tagli, la pelle sta diventando nera e non può camminare, ha un dolore fortissimo. Lui va a vedere questa persona perché si sente un po' in colpa, l'ha sempre detto: mi sono sentito in colpa perché ho accusato questo signore di essere un po' un alcolizzato. E dice: non ho mai visto una cosa simile, non so che cos'è, però mi informerò. Si informa con varie persone e nessuno sa dire che cosa può essere quella situazione. E un certo chirurgo, un certo Tyler, dice: io mi sono laureato ho fatto il mio dottorato in Giappone e ho visto queste situazioni prima, e cioè c'è una placca di calcio sulla dura madre, cioè il tubo durale che scorre all'interno della zona cervicale. Bisogna levarla via e poi il paziente sta bene. Ovviamente per fare questo si deve tagliare, rompere le vertebre cervicali, scalfire via questa placca. È un po' pericoloso perché se si crea un taglio o un qualche cosa può portare infezioni e tutto il resto. E la plegia dice: va bene. Porta questa informazione alla famiglia. La famiglia dice: se lei partecipa all'intervento, noi lo facciamo. E poi c'è sempre detto: ma perché mi sono successe queste cose? Come mai? Cioè, io perché devo partecipare? Però questo è quello che è successo. Lui partecipa all'intervento perché è il suo amico che alla fine fa l'intervento, e mentre fa l'intervento, tra medici, c'è sempre questo aspetto burlesco, il neurochirurgo dice al medico di base: tieni la dura madre ferma con la forcipe, no? Ma si muoveva e ci dice: senti, non sapete fare niente, non sapete neanche tenere niente, qualcosa fermo. E lui dice: guarda che io sono fermo, lui era permaloso, guarda che io sono fermo, questa cosa si muove. No, non si muove niente. L'anestesista: non si muove niente. Però Pledge guarda questi vari macchinari e vede che il movimento che si manifestava su questi macchinari grafici, questi macchinari, non era lo stesso del movimento della dura madre. Perciò dice: no, c'è qualcosa. Dopodiché torna a casa, le cose come succedono, viene invitato ad assistere un seminario sull'osteopatia cranica. E di cosa parlano là? Della dura madre che si muove. Ritorna da Tyler e dice: senti, non sono così stupido, sono stato in questa conferenza, sono stato in questo congresso e si muove. E Tyler, sapete cosa fa? Lo invita nel suo ospedale e fa trattare tutti i pazienti post intervento chirurgico. Perché per Tyler era interessante questo? Perché la maggior parte delle persone che decedono dopo un intervento chirurgico al cranio che sia, non è mai per l'intervento, o quasi mai per l'intervento, o la patologia. Sono gli effetti collaterali. E allora lui ha detto: se questa cosa si muove, noi creiamo una restrizione, noi creiamo un trauma sul trauma per dare un benessere, chissà se con questa tecnica tu non puoi apportare un benessere e far sì che questa struttura non sia più rigida, perché dove non c'è movimento non c'è vita, dove c'è movimento c'è vita.
E così Pleasure va là e lavora per circa un anno con Tyler e lo dice chiaramente. Ero pietrificato? Sì. Pietrificato. Io ho vissuto 30 anni in Inghilterra, scusatemi, se devo parlare triestino lo parlo bene, ma l'italiano mi lascia desiderare qualche volta. Pietrificato, benissimo. Ero pietrificato, è incredibile. Però il lavoro che ha fatto e i benefici che hanno trovato non l'hanno mai documentato, però il lavoro che ha fatto era stupendo. Eravamo una cosa che le casualità erano diminuite e Tyler era impressionato da questo lavoro. Nel 1985, dopo aver fatto, praticato che sia, lui apre l'Istituto Pleasure America. Bene, noi siamo la realtà italiana, l'Istituto Pleasure Italia, e sappiate che ci sono 190 stati nel mondo dove si trova l'Istituto Pleasure. Insegniamo la stessa terapia, insegniamo nello stesso modo, con lo stesso manuale, ovviamente nelle loro lingue. Però il tutto è una cosa internazionale. Penso che qui in Italia quanti studenti abbiamo? Circa 3.500. Siamo presenti in vari ospedali, dalla neonatologia, dai bambini prematuri, agli adulti, alle geriatrici, alle disfunzioni articolari. Abbiamo una grande copertura e ovviamente anche tecniche del benessere. Bene, questo è un po' dove nasce il tutto, no? Allora noi lavoriamo. Allora, se noi siamo terapisti craniosacrali, su cosa lavoriamo? Beh, io devo lavorare sul sistema craniosacrale. Perché se viene un paziente da me e sono massaggiatore, io devo guardare le strutture muscolari. Se sono un posturologo, devo guardare come questa persona sta posturalmente. Se sono un osteopata, devo guardare come le sue colonne vertebrali, le sue articolazioni funzionano, sono funzionali o no. Se sono terapista craniosacrale, io devo guardare il mio paziente quando viene dentro con gli occhi del terapista craniosacrale. Cioè, devo accedere a questo sistema, il sistema craniosacrale. E il sistema craniosacrale è composto da questo, vedete? Ossa craniche, perché le ossa del cranio ovviamente sono un numero, no? Abbiamo ossa singole, ossa pari. Le membrane intracraniche, quelle membrane che si trovano all'interno della scatola cranica, la colonna vertebrale, l'osso sacro, coccige, perché vedete, cranio sacro, otolaringe cranio sacrale, è un'unità, qua stiamo parlando di un'unità. Perciò il coccige dove aderisce il filum terminale del tubo durale, si aderisce il coccige, diventa periosteo, non è niente altro che la continuazione del tubo durale e poi diventa membrana intracranica e poi diventa, nella falce del cervello, si inserisce qui sulla crista galli osso etmoide. Perciò guardate come il tutto è un'unità che va dalla figura centrale, dalla parte blu, scende fino al coccige. Questa è un'unità, perciò una disfunzione in qualsiasi di queste parti può portare a una disfunzione ovunque. Se poi noi guardiamo la colonna vertebrale, la figura in mezzo, e vedete che ci sono delle innervazioni, quelle innervazioni vanno a innervare organi, vasi, ghiandole, muscoli, linfa, tutto quello che funziona. Perciò una disfunzione in quelle aree, una di quelle aree, può portare una disfunzione sulla struttura con cui articola, struttura e funzione sono interconnesse. No? Poi abbiamo ovviamente il fluido cerebrospinale. Il fluido cerebrospinale per noi è quella che noi chiamiamo l'anima fisica. Cioè questo fluido che nutre miliardi di cellule gliali, protegge, fa da ammortizzatore e rimuove tossine, perché noi continuamente nel nostro corpo, nell'aria, abbiamo metalli pesanti, tossine, tutto ciò che entra dentro di noi e possono inibire la funzionalità di questo fluido che va avanti e nutre questo sistema nervoso centrale. Questo fluido mi ricorda tantissimo, io che sono giovane, un film che non era stato tanto tempo fa, sì, forse un 50 anni fa, un 40 anni fa, Shangri-La. Era uno dei primi film in Tibet. Adesso hanno fatto il film con Brad Pitt, Tibet. Chi era Brad Pitt? Non mi ricordo. Sì, era lui. Ma prima di lui, che gli americani si ripetono. Prima c'era John Wayne, adesso c'è Bruce Willis. Prima c'era Shangri-La, adesso c'è Brad Pitt in Tibet. Andavano alla ricerca della fontana della vita della giovinezza. Un gruppo di americani negli anni 30. E beh, l'acqua, la fonte della giovinezza è il fluido cerebrospinale, perché lui nutre tutte le cellule nel nostro sistema nervoso centrale, lui rimuove le tossine, perciò se noi siamo puliti, freschi, se noi siamo nutriti, ecco che abbiamo anche una capacità. E per leggere il cervello è plastico, plasticità, cioè non cede. Ecco perché al giorno d'oggi anche i medici consigliano alla signora di dire vada a farsi le parole crociate. Ma questo non basta se noi
per qualche motivo, lo dico in un bel modo, per salvare la vita, fra virgolette, offriamo quello che possono essere una quantità enorme di farmaci, senza far niente per gli effetti collaterali. Perché non è il farmaco, il farmaco è il santo farmaco, ma c'è anche un effetto collaterale. Noi lo sappiamo con le persone che prendono la cortisone, persone che prendono varie pastiglie, quello che siano. E devo dirvi che ormai in tutto il mondo gli anziani sono delle farmacie ambulanti, perché prendono un casino di farmaci. Perfetto, perché hanno dei bisogni, nessuno vuole che non li prendano. Ma se per qualche motivo non hanno la consapevolezza o la conoscenza o non è disponibile anche dei trattamenti che possono stimolare il fluido cerebrospinale a rimuoversi, a rimpiazzarsi, a rimuovere le tossine, ecco che potremmo portare un beneficio. Perciò la medicina manuale è sempre solo una medicina complementare, non alternativa, non è alternativa. Non esiste l'alternatività, esiste la complementarità. Perciò noi siamo una medicina manuale, complementare a quelle che sono le altre metodiche che si possono prendere cura di un paziente. Dunque, questo è il nostro sistema. Perciò se una persona viene da me con il mal di schiena, perché ovviamente vengono da me per disfunzioni articolari o che sia, noi andiamo a guardare questo sistema, andiamo a guardare dove l'innervazione funziona o non funziona, andiamo a vedere come il fluido cerebrale scorre, andiamo a vedere come le membrane intracraniche possono essere compromesse e andiamo a lavorare su queste cose. E questo, dal nostro punto di vista, lavora sul sistema craniosacrale, che poi si prenderà cura di quello che è la disfunzione. Questa è la prima parte di quello che noi facciamo. Perciò è interessante questo piccolo particolare. Ecco che qua abbiamo scritto qualcosa di quello che vi ho appena detto, ma io lo dico prima, poi lo possiamo anche leggere, ma penso di aver coperto questa parte, ma è interessante. No? Irrora ogni collegamento tra i singoli nervi, tra nervo, organo, bersaglio, nel cervello e midollo spinale, all'interno dei foglietti meningei. Cioè, è bellissimo questo. Questo è quello che fa il fluido. Immaginate se noi non abbiamo questo fluido, immaginate se noi abbiamo un'abbondanza di questo fluido, immaginate se questo fluido viene ostruito. Immaginate adesso un attimino un giardino in una villa e il giardiniere che dà l'acqua con una pompa. Lui apre il rubinetto e poi con la pompa va a dare l'acqua. Che cosa avviene se lui apre il rubinetto e l'acqua gocciola fuori e non viene fuori? Io penso che quello che lui fa, prende la pompa, segue il percorso della pompa, fin quando trova la piegatura e poi la drizza. Questo è lui. Se ero io, andavo ad aprire il rubinetto ancora di più. Ma lui è un po' più bravo, mi spiego. E noi che cosa facciamo? Se questo midollo spinale, se questo fluido cerebro spinale non scorre, noi nella nostra metodica, nel nostro lavoro, andiamo a valutare come mai questo tubo durale non è funzionale e andiamo a liberare le varie ostruzioni, facciamo il nostro meglio, perciò che questo fluido continui a scorrere. Se le membrane perdono parte della loro libertà di scorrere liberamente, inibiscono il movimento fisiologico della colonna vertebrale, portando un adattamento anomalo. E per qua abbiamo, per esempio, quando abbiamo degli interventi chirurgici, quando abbiamo delle irritazioni alle radici nervose, la colonna vertebrale si modifica perché il midollo spinale, con le sue radici dove escono i nervi, le radicolite, contraggono le muscolature, ci portano a una disfunzione anche abbastanza forte, e poi il tutto inibisce anche la funzione del fluido, perciò è il cane che si morde la coda. Dunque, un'altra cosa importante, e questo perché ho detto prima, lavora su tantissime cose, il sistema endocrino, il sistema immunitario, ha un effetto di emostasi. Perché il sistema endocrino e il sistema immunitario? Perché se il sistema endocrino e il sistema immunitario si trova, queste strutture sono all'interno della nostra scatola cranica, se le membrane all'interno della scatola cranica sono in tensione, in tensione anomala, possono inibire la funzionalità di una struttura. E perciò mettiamo che abbiamo l'ipofisi che si trova in una struttura che si chiama sella turcica dell'osso sfenoide. Adesso noi andremo a valutare quali sono le possibili disfunzioni di ipofisi. Beh, in tantissimi casi per le signore menorea. E dunque cosa andiamo a fare? Andiamo a valutare di tutto e di più e poi questa fascia può essere, no? Che questa fascia sia contratta e comprima questa struttura. Dunque,
Sistema endocrino, sistema immunitario. Noi sappiamo che abbiamo il sistema immunitario che deve combattere, reagisce a qualsiasi sono invasioni patogeniche, lui si dà da fare. Se non è funzionale perché è messo in disfunzione, perché viene portato verso spazio, non può agire in un modo consono. E ecco dove entriamo noi altri come terapisti. Questo sistema craniosacrale ha una sua voce, ha un suo movimento. Come il cuore ha un battito, così pure i polmoni hanno una frequenza, così pure il ritmo craniosacrale. Noi ascoltando il corpo con le nostre mani, ovviamente attraverso anni di apprendimento, potremmo percepire un movimento fisiologico di questa struttura. E attraverso questo movimento ci è stato dato una tabella, perché anni e anni di ricerche, che un determinato numero, una determinata frequenza vuol dire una cosa, un'altra determinata frequenza vuol dire qualcos'altro, e andiamo anche a percepire se in quale parte del corpo ci possono essere delle tensioni anomale. Allora, sistema craniosacrale, vedete che abbiamo, adesso ho messo l'immagine, il cranio, l'osso sacro, ed essendo un'unità, quando un osso, per esempio l'osso occipite e l'osso rosso, si muove in una determinata posizione e va all'indietro, così pure dovete immaginare che c'è la pulleggia, come una pulleggia, così potete immaginare che quando un osso fa un movimento, il sacro lo segue. Il sacro non può andare liberamente, il sacro segue l'occipite perché è connesso attraverso il tubo durale. Perciò il movimento che fa l'occipite è riproposto dal sacro, il movimento che fa il sacro è riproposto dall'occipite. Se per qualche motivo abbiamo un trauma, per esempio un colpo di frusta, dove noi abbiamo questo colpo così, noi guardiamo sempre questa parte qua, viene messo un collare, ma nessuno si prende cura di questa parte qua del sacro. Dunque, stiamo meglio, non c'è nessun trauma, però per persone poi vengono dopo 2 o 3 anni e adesso mi è venuto il mal di schiena. Come mai? Non ho mai avuto niente alla schiena. Poi parli, ti dicono, sì, no, ho avuto un colpo di frusta, ma niente, il collare per 10 giorni, non c'era niente rotto, sono andato via tranquillo e beato. Beh, probabilmente, dico l'uso parola probabilmente, poteva anche essere che è successo questo, che il sacro è rimasto bloccato, sì, mi hai lavorato, mi hai fatto ultrasuoni, hai fatto le tue tecniche sul collo, però il sacro è rimasto bloccato e andava in disfunzione, poi ha portato quello che era la sua problematica. Allora, il sistema craniosacrale è un movimento di apertura e un movimento di chiusura, perciò noi quando tocchiamo un paziente ascoltiamo sempre un'apertura e una chiusura e ascoltiamo questo in tutto il corpo, ascoltiamo questo sulla testa, sulle spalle, sulle anche, sui piedi, perché? Perché mi dà un'informazione in quale parte del corpo si trovano queste tensioni anomale che possono influenzare l'omeostasi del paziente. Vedete? Perciò guardate cosa facciamo, noi facciamo questo movimento e questo movimento. Tutta la vita. E effettivamente facciamo questo da 6 mesi in feto, perché questo movimento si chiama, il sistema craniosacrale si chiama sistema respiratorio primario. A 6 mesi in feto noi attraverso iniziamo a respirare, a muoverci e termina dopo la morte clinica. Perciò abbiamo questo movimento di apertura e di chiusura nella nostra quotidianità. Ha varie frequenze, come il battito cardiaco. Se salgo le scale ho un battito, se dormo mi sveglio c'è un altro battito e possiamo dire se una persona sta bene o male attraverso il battito. E così pure con il sistema craniosacrale. Adesso vi parlerò brevemente di fascia, spero di non annoiarvi troppo, cerco di essere abbastanza semplice in quello che dico, perché è il modo più bello per capirci. Questa è fascia, questo è qualcosa di complesso, è difficile capire, ma fascia, noi siamo fascia, tutto è fascia. Cioè, da quando nasciamo, quando siamo a un livello embriologico, abbiamo 3 foglietti di mesoderma e praticamente questi 3 foglietti avvolgono tutto, avvolgono la cellula, avvolgono ogni singola parte nostra. Quella che noi conosciamo come fascia, se volete, è la pellicina che abbiamo sulle ossa del pollo, no? Il periosteo, ecco, quella fascia. Ma tutto è fascia. Cioè, ogni muscolo ha delle fibre, ogni fibra è avvolta da fascia, ogni osso è avvolto da fascia, ogni cellula è avvolta da fascia, ogni organo è avvolto da fascia. La fascia è una, forse l'ho scritto qua, ecco cos'è, la fascia è costituita da un unico pezzo di tessuto connettivo che connette, connette e sostiene e avvolge tutto. Essa contiene delle tasche all'interno di altre tasche, dove tutto quanto va messo dentro, e ha una costruzione tipo tubi all'interno dei tubi, è scorrevole. È interessante questo, perché tra una fascia e l'altra c'è un fluido che si chiama fluido interstiziale. Se per qualche motivo c'è questa carenza di fluido, la fascia non scorre più.
Ed ecco perché tante persone, una volta che hanno un intervento chirurgico, quando si apre e entra l'ossigeno, diventano delle aderenze. E sapete che nella mia esperienza lavorativa ci sono delle persone che hanno aderenze e che hanno interventi chirurgici per liberarli delle loro aderenze? Sì. Interventi chirurgici per liberare, per levare le aderenze che sono state fatte inizialmente per l'intervento chirurgico. Dunque, per noi lavorare sul sistema fasciale vuol dire far sì che la fascia scorra, sia liquida, sia fluida e che ci sia un benessere. La fascia è un po' tutto, se volete, io adesso è inutile che vi lega tutto questo qua, ma immaginate questo, quando noi camminiamo, quando noi parliamo, quando noi facciamo qualsiasi cosa, la fascia si rimodella e si modifica. Se io devo comprimere, allora la mia fascia si comprime, se io devo diventare un po' più morbido, più allungamento, la fascia diventa più elastina. Perciò abbiamo delle sostanze che si chiamano elastina, collagene e sostanza fondamentale, principalmente, che vanno a formare questa fascia. E la giusta quantità, il giusto equilibrio tra queste strutture è ciò che per noi può portare benessere, altrimenti potremmo avere qualche cosa di malessere. Quello che a me interessa moltissimo, dico sempre ai miei studenti, che la fascia è attraversata dai nervi. Dunque se la fascia è contratta, comprime il nervo è poi quello che manda l'impulso del dolore. Perciò quanto è importante per noi potere la fascia. Adesso per dire fascia, ma se questo è così e non è bello, e io posso fare questo, questo sembra molto più carino. Adesso questo qua è una parte che vi faccio vedere. Ma nella funzionalità è importante, perché se comprimo questa parte qua non mi funziona. Guardate questa immagine che vi ho proposto. Questo è quello che può essere la fascia, ne abbiamo parlato. Fascia in unità, eccola qua. È semplice questo. Questo è un foglietto dove ci sono delle linee rosse, arterie, delle linee blu, sostanza reticolare. Guardate cosa viene, se uno tira uno spaghetto. Sulla destra abbiamo adesso una, non è più lineare. Che cosa può avvenire adesso alla circolazione sanguigna arteriosa e venosa? Dove vanno se sono ostruite? Cos'è che non nutrono? Cosa può avvenire? Ed ecco che qua in questa semplice immagine penso che sia lecito capire come una qualsiasi disfunzione fasciale può portare un malessere a qualsiasi livello, di organi, di articolazioni, di muscoli, al sistema nervoso centrale. Qui abbiamo il tubo durale. Vedete dalla parte quando parliamo di terapia craniosacrale, dal bambino all'adulto, ecco qui abbiamo il tubo durale. Guardate la parte destra che la dura madre si è aperta, vedete che la dura madre è attraversata dalle radici nervose. Se questo tubo durale è contratto o è torto, la pompa del giardino, cosa può succedere all'informazione che esce dal manicotto all'organo? Noi abbiamo visto prima qua, penso di tornare indietro un secondo. Trasporta messaggi, trasporta messaggi di flessione e estensione nel liquido cerebrospinale, contribuisce a mantenere il corpo in movimento, mi spiego? E perciò se queste cose qua vanno in disfunzione, qual è la nostra disfunzione? Il paziente verrà da noi con una sintomatologia. Adesso andiamo a parlare di membrane intracraniche. Abbiamo guardato la parte inferiore. Nella parte interiore, all'interno della scatola cranica, c'è un sistema di membrane intracraniche. Sistema verticale, che divide l'emisfero sinistro e l'emisfero destro, e poi avvolge un pochino, se volete, posteriormente il cervelletto, e il sistema orizzontale, dove appunto l'emisfero sinistro e l'emisfero destro si adagiano. Dunque la parte superiore si chiama falce del cervello, la parte orizzontale sono il tentorio e il cervelletto, e poi abbiamo ancora una parte. Adesso, come avviene questo movimento? Che cosa avviene perciò che questo fluido si muova? Beh, questo si chiama modello, perché Opleger tutto quello che ha cercato, tutto quello che ha portato in superficie, l'ha sempre chiamato modello, non l'ha mai voluto chiamare specifico, ma modello. Perché modello? Perché modello nel tempo le cose cambiano, nel tempo le cose possono modificarsi, nuove scoperte, nuove cose. Ricordate che questo è stato scritto negli anni 70, 80,
Eppure ad oggi questo rimane, perché quello che lui ha fatto, ha scoperto, quando hanno fatto la ricerca nella scatola cranica, quando hanno aperto, dissezionato i cadaveri, che nelle sutture sagittali c'erano dei recettori, c'erano delle innervazioni, che a suo modo governavano la input di fluido e il riassorbimento del fluido. Perciò lui dice, se noi abbiamo un palloncino, e questo palloncino è colmo di fluido, se noi iniettiamo un po' di fluido ulteriormente dentro, cosa il palloncino fa? Si espande. Se noi abbiamo una valvola che si apre, il fluido esce e si restringe. Perciò questo movimento della scatola cranica, questo movimento delle membrane, faceva sì che il cranio si espanda e si chiude, e si chiudesse. Ecco qua un'immagine di quello che abbiamo all'interno, così, cranio. Guardate, un'immagine che mi ha sempre colpito. La parte inferiore, l'ultima immagine, vedete che ci sono delle venature in quell'osso. Ma la dura madre non è incollata sull'osso. È libera. Spinge soltanto. Immaginate quanta pressione c'è. Perché nel tempo, nell'osso, ha solcato, ha fatto come un fiume. E non è incollata. Spinge soltanto. Dunque, ecco che abbiamo una sezione tagliata dove il fluido, quelle freccette che vedete, il fluido viene messo nel sistema, scorre nel sistema e poi viene riassorbito dai villi arcnoidali. Sono un po' come le gratte che trovate ai lati della strada quando piove, no? L'acqua scorre dentro tutto il tempo e allora c'è questo sistema, questo modello pressostatico che governa l'input, sì, cioè pressione interna è maggiore a quella esterna, termina la produzione. Pressione esterna è maggiore quella interna, inizia la produzione, perché altrimenti le strutture andrebbero in disfunzione, si aprirebbero o si chiuderebbero, nel mondo quantistico naturalmente. Guardate qua quello che abbiamo a disposizione. Immaginate adesso che quello è tutto avvolto da membrana. Immaginate che questa membrana adesso è in tensione anomala. Che cosa avete mai provato quando avete piove d'estate, la vostra camicia, vi siete bagnati e siete tutti appiccicati, non potete muovere le braccia? Immaginate un'arteria, immaginate una vena, dove questa membrana è tesa, è contratta. Che cosa fa? Inibisce la fluidità. E dunque potremmo avere anche dei traumi non indifferenti, come ictus per esempio. Perciò quanto importante è poter lavorare sulla membrana intracranica e mantenerla funzionale. Si parte dal coccige per arrivare al cranio o viceversa, ma mantenere tutto il sistema di membrane funzionali. Ecco quello che vi ho appena spiegato, il palloncino, va bene? Chiamiamoli così, noi li chiamiamo plessicoridei, struttura sagittale, vene arcnoidali, recettori, ma praticamente questo è un palloncino che ha una quantità di fluido all'interno della scatola cranica, nel numero uno entra il fluido, il cranio si espande, la struttura si allarga, va bene? Il fluido esce attraverso questi villi arcnoidali. Perciò abbiamo questa produzione, questa non produzione di fluido per mantenere un'emostasi, per mantenere la stessa pressione all'interno della scatola cranica. Questa immagine che vedete, bellissima, è un'immagine colorata, e all'interno della scatola cranica è l'innervazione originale che John Pledger e Ernest Retzlaff hanno trovato, questi recettori che andavano verso la parte centrale del cervello, dove hanno deciso che tramite quell'innervazione là mandava un impulso che diceva produzione o non produzione. E dunque abbiamo questo movimento. Perché parlo di movimento? Perché noi andiamo alla ricerca del movimento. Adesso in terapia craniosacrale, quando parliamo di movimento, parliamo di un movimento quantistico. Cioè il cranio si allarga 0,003 mm. Ecco perché anche tutt'oggi questa metodica può anche essere non vista benevolmente da chi decide o da chi sceglie di dire che se non si vede il movimento, movimento non c'è. Io vedo questo movimento e perciò capisco che c'è movimento. Mi spiego? Ma noi abbiamo questo movimento continuo, ma a un livello quantistico. E nella fisica quantistica c'è movimento, nel non movimento. Noi consideriamo movimento soltanto l'aspetto biomeccanico. In terapia craniosacrale noi lavoriamo in un concetto quantistico, non biomeccanico, perché il biomeccanico è questo. Allora faccio l'osteopata, faccio il massaggiatore. Io mi affido a quello che è il ritmo craniosacrale, il movimento del sistema craniosacrale. Guardate adesso, per chi non crede, queste sono immagini, ve le dico subito, tessuto connettivo e una struttura. Dunque, la struttura sagittale nella scatola cranica, questo cranio calcificato, guardate là cosa c'è.
E con tutto questo che è documentato, la gente continua a dire, ma tanti continuano a dire, no, non c'è movimento. Ma perché considera il movimento meccanico? Quando nella struttura, qua in una struttura c'è tessuto connettivo, vascolarizzazione e innervazione, in fisiologia questo vuol dire movimento. E movimento vuol dire vita. Perciò guardate cosa dice. Tessuto connettivo nella struttura, viene mostrata la larga rete di tessuto connettivo che occupa la struttura sagittale. Addirittura una larga placca di calcio vista in alto nell'angolo a sinistra. Cioè addirittura in questa struttura cranica che è così, che non c'è movimento, all'interno di questa struttura c'è anche una placca di calcio. Incredibile. Cioè noi vediamo quello che vogliamo vedere. E quello che non abbiamo capito è che è quello che vogliamo vedere è la nostra istruzione. E tante volte la nostra istruzione ci rende molto difficili, ci mette limitati. Mi sono sempre chiesto, ma come mai gli indiani non hanno visto le caravelle di Cristoforo Colombo? E qualcuno mi ha detto, perché non sapevano cosa erano le caravelle? Perciò se non sai cosa sono le caravelle, le vedi o non le vedi? Strano però, carino questo qua. Conoscevo una persona che non ha mai visto la diga. E un giorno ha visto la diga, a Trieste c'è una diga qua di fuori. La gente guarda, vede quello che vuole, quello che non conosce. Bene, guardate questo qua, questo è ancora una struttura sagittale, le ossa blu sono le ossa parietali, quella è la struttura sagittale che abbiamo in testa, questa parte che le persone dicono che è calcificata. Tessuto connettivo. E poi il corpo, ecco qui adesso il corpo in tutto questo, quello che abbiamo detto negli altri, il corpo è in una condizione di disfunzione organizzata. Chi di noi non ha una disfunzione? Ma chi di noi non ha? Nessuno. Perché in qualche motivo siamo tutti in disfunzione, ma siamo organizzati. Poi subentra la fatidica goccia, no? E questo è quello che poi ci modifica, perché il corpo a un certo punto dice no, basta. Ma noi siamo tutti in una disfunzione organizzata. Tanti sono fortunati, rimangono in quella situazione, tanti invece a un certo punto subentra qualcosa. Difatti i miei pazienti vengono e mi dicono, qualche volta così, mi dicono, non ho mai fatto niente, non ho mai avuto un trauma, non ho mai avuto... mi stavo spazzolando i denti o sono uscito dalla macchina e non posso alzarmi più. Beh, ovviamente noi dobbiamo pensare che questo è quello che è successo al paziente. Il paziente non può andare a sapere, se il paziente ha un altro modo di capire la sua vita, perché... Io posso pensare che questo paziente già in utero poteva essere in disfunzione, già in utero poteva essere in disfunzione per varie anomalie, che poi ci ha dato una predisposizione nella sua vita e a un certo punto la goccia è caduta e lui si è fatto male alla schiena. Questo è un piccolo lavoro che vi mostriamo, per quanto può essere valida la terapia muscolare, potete guardarlo su internet senza nessuna difficoltà. Due gemelli egiziani erano connessi con la testa, cioè la struttura, e erano stati presentati a un medico di cui io ho conosciuto e anche Tea Kebera ha conosciuto, una persona stupenda, che ha messo in piedi un'equipe dove trattano e dove ricostruiscono crani, visi in giro per il mondo. Sono una trentina di specialisti, hanno degli apparati meravigliosi, miliardi e miliardi, e loro vanno in giro, prendono questi bambini, li riportano, dovete vedere cosa non fanno. E a lui era stato presentato questo caso, adesso voi vedete i bambini così. Ma quando erano venuti da lui, quando erano presentati da lui, non avevano una vascolarizzazione individuale, perciò usavano la stessa vascolarizzazione. E allora gli ha detto, se io opero questi due bambini, uno rimane cerebro leso, uno muore. Non se la sentiva di fare, una persona molto particolare. E i suoi colleghi hanno detto, no, non si può fare così. Viene a conoscenza il dottor Pledger, mandano i bambini, penso che in clinica in Florida, lavorano quotidianamente con questi bambini per più di 6 mesi, 4 terapisti alla volta che lavorano con i bambini sviluppano una vascolarizzazione indipendente, movimenti indipendenti, e a questo punto il medico ha deciso che poteva operarli. E voi avete visto l'immagine prima, eccoli qua, i gemelli Ibrahim. E voi potete guardare questa parte qua, te avevi profondare tutte le informazioni che volete, poi potete andare a investigare. E questi bambini sono grandi e vivono e sono stati ricostruiti. E grazie anche al lavoro che questo medico ha deciso, che il fatto che la terapia craniosacrale, lavorando su questi due bambini, stimolando la fascia, stimolando la circolazione dei fluidi, abbia potuto portare sì che questi bambini avessero momenti indipendenti e anche vascolarizzazione.
Adesso, perché il dottor Pleasure è famoso di più di tutto questo? Perché fino a questo momento lui ha seguito, ha modificato un pochino l'osteopatia cranica. Ma la vera evoluzione dell'osteopatia cranica, la vera evoluzione della terapia cransacrale e la sua unicità è il rilascio somato-emozionale. Pleasure è stato il primo medico in assoluto che ha detto nella disfunzione fisica, la disfunzione fisica ci può essere una componentistica emotiva. Lui ha detto ci può essere, ma quando parlavi con lui fa 99% non esiste una disfunzione che non sia una disfunzione fisica. E sapete, una delle emotività che influiscono maggiormente il nostro stato di salute è la paura. La paura potrebbe darsi che sia il 90% delle nostre disfunzioni. Avremo mal di schiena, mal di spalla, mal di quello che volete, ma quella può essere la causa, la paura. Guardiamola semplicemente, paura di far bene, paura di non essere all'altezza, paura di essere sgridati, paura che ho fatto la pipì a letto, adesso mi dico, mio, cosa succede, quale dramma succede, è paura della punizione, paura di tutto. Noi abbiamo paura di parlare, paura di presentarsi davanti a qualcuno. Per qualche motivo questa emotività, paura, è una forte base per le nostre disfunzioni fisiche, che poi si manifesteranno. Mamma, non voglio andare a scuola oggi, ho mal di pancia. Paura perché magari a scuola non si trova bene, oppure c'è un caso di bullismo, allora cosa fa il bambino? Ho mal di pancia, si mette una patologia e nel tempo andrà a vedere il gastroenterologo. Dunque lui nell'anno 2001 viene messo in prima pagina del Time Magazine, e quello che a lui non ci piaceva era le medicine alternative, era stato chiamato la medicina alternativa, lui diceva non siamo alternativi, siamo complementari, e a lui viene dato questa prima pagina del Time Magazine dove lui dice appunto questo medico che è stato colui il quale ha portato il rilascio somato-emozionale, la nuova frontiera nella riabilitazione. Immaginate adesso una persona che va a farsi un intervento chirurgico, come si sente emotivamente? Che l'emotività, che cosa ci porta? Se io ho il mondo sulle spalle, come saranno le mie spalle? Così? No, le spalle saranno così. Mi spiego? Perciò immaginate adesso una persona che deve fare un intervento. Immaginate dopo l'intervento. L'intervento ha avuto successo. Però dobbiamo aspettare 5 anni. Vediamo fra 5 anni come va. Come pensate che vive quella persona per i prossimi 5 anni? Beh, l'intervento ha avuto successo. L'intervento ha avuto successo. Il medico dice successo, tutto quanto posso, ma la persona no. Immaginate l'emotività. Allora cosa vogliamo fare? Muoverci la spalla? Sì, muoviamoci anche la spalla, per carità, è giusto che sia. Ma come mai non andiamo anche a valutare l'emotività trattenuta nella disfunzione fisica? E Pleasure parla di rilascio somato-emozionale. Cioè l'emotività trattenuta nella disfunzione fisica. Tieni la bocca chiusa, stupida, non sai quello che dici. Per qualcuno niente, e per qualcuno che magari è una ragazza o il figlio o la figlia che magari ha il papà che dice una cosa simile o la maestra o qualsiasi cosa, immaginate un tanto tengono la bocca chiusa e poi avranno problemi ai denti, andranno al dentista o andranno a degrignare i denti. Perché? Chi è che degrigna i denti? Gli animali. Quando? Quando devono combattere, vivere o morire, e allora fanno vedere i denti. Immaginate quanta emotività c'è. E adesso qui abbiamo, cosa facciamo? Abbiamo i denti che grignano e si mette un apparato, perché giustamente il professionista dice qua, mettiamo l'apparato, ma l'apparato fa cosa? Mi leva via il sintomo? Mi leva via la causa? Assolutamente no. L'apparato è quello che sta là per proteggere, per dare un supporto. Assolutamente sì. E meno male che esiste. Ma ecco dove entriamo dentro, complementare. Adesso si può andare a lavorare, uno, fisicamente sulle disfunzioni, due, anche sulle possibili concause. Come mai questa tua bocca, questa tua disfunzione così fisica? Ed ecco che andiamo a fare questa parte. Vedete che abbiamo l'immagine completa adesso, perché abbiamo la prima parte, vedete, adesso abbiamo corpo, mente, spirito, e vedete un po' l'emotività, guardate questa persona che sta a pensare, no? Vedete come dal cervello partono tutte le informazioni, e dove vanno queste informazioni? Nelle viscere. Quando vi arrabbiate, cosa avete? La bile, o vi rodete il fegato, è vero o no? Quando avete paura, la pancia,
no? Quando siete tristi, i polmoni, quando avete problemi d'amore, il cuore. Immaginate questi organi che vengono bersagliati da queste emotività. Allora, giusto per dirvi, immaginate che il cuore funziona, ma non si sa come funziona. Non è un impulso del cervello. Il cuore funziona da solo, è una pompa che funziona da sola. Non c'è una valvola. Potete capire questo? Allora, immaginate tutto il resto. Noi abbiamo delle grandi visioni. No, io non, la medicina, la scienza ha delle grandi visioni. Ma immaginate quanto non sappiamo. Quando guardiamo questo, e quando Legge guardava questo, diceva che c'è gente che sa tutto, ma è tutto quello che sanno. Perché l'informazione che hanno ricevuto sanno, quello che hanno letto sanno, ma è tutto quello che sanno. Perché il nostro corpo umano non è una macchina fatta dall'uomo, è un universo. Qualcuno ha detto che noi siamo una cellula nella mente di Dio. Se noi guardiamo il firmamento di notte e guardiamo miliardi di stelle, voi potete pensare che ci sono miliardi di cellule dentro la pupilla dell'occhio. Miliardi di cellule, non una. Volete andare a contare tutti i miliardi dentro il vostro corpo? Guardate il firmamento di notte, mettetevi al buio, mettete la mano su. Andavo a insegnare in Corea, non potevo dormire, c'è stato questo bellissimo blog e vedo un firmamento bellissimo. Ho messo la mano così sullo blog e ho detto, Dio mio, sono all'interno del corpo umano. Un po' fantasioso il mio, però pensavo, ma è così, ma se abbiamo miliardi di cellule dentro una pupilla, miliardi, e non si toccano, ma quanto spazio c'è? Allora immaginate la nostra mente, miliardi di cellule gliali che mandano informazioni, immaginate che tra l'emisfero sinistro e l'emisfero destro ci sono circa più di 200 milioni di cavetti che mandano informazione, nel corpo calloso si chiama, mandano informazione, più di 200 milioni di cavetti, ma dove sono? Impressionante. E poi mandano questa informazione, perciò Pleasure dice, sapete, noi abbiamo questa problematica, noi abbiamo tre cervelli, l'Homo sapiens ha tre cervelli, mentre la maggior parte delle specie, come dice Darwin, una volta che arrivano alla massima evoluzione svaniscono, McLean, che era il responsabile per la salute mentale negli Stati Uniti d'America negli anni 60, lui ha fatto una sua tesina e ha detto, noi siamo questo, guardate, noi abbiamo cervello rettiliano, abbiamo cervello mammigliano e neocorteccia. Cioè cosa viene? Che nei millenni noi evolviamo. Allora, invece di dire che alla fine dell'evoluzione, della soluzione svaniamo, l'uomo si è messo un altro cappellino in testa. Allora, innanzitutto partiamo dal telaio neurale. Vedete? Allora, se la natura dice abbiamo abbastanza sogliole nel mare, perché il telaio normale è tutto quello che hanno i pesci, dice, aspetta, ci metto un cappellino in testa e lo faccio diventare rettile, perché il rettile ha il telaio normale più il cervello rettiliano. Poi ci sono abbastanza bisce, abbastanza, lasciamole perdere, abbiamo bisogno di mammiferi, ci mette il cervello mammigliano in testa, un altro cappello in testa. E poi ultimamente ha detto, no, adesso abbiamo bisogno dell'uomo che scenda dall'albero e che diventi Homo sapiens, ed ecco che abbiamo la neocorteccia. Queste cose sono tutte cose individuali, hanno tutti quanti un loro ruolo, ma tutte quante sono interconnesse. Perciò pensate, strutture e funzioni sono interconnesse. Guardiamo un attimino qua. Rettiliano, il telaio neurale, respirazione, digestione, battito cardiaco, pressione sanguigna. Perciò una disfunzione nel telaio neurale può portare a queste disfunzioni. Il più primitivo, cervello rettiliano. Istinto di conservazione, comportamento ritualistico, attività di routine, compulsivo, agisce senza ragionare, va bene? Comportamenti per preservazione e propagazione della specie, caccia, accoppiamento, delimitazione del territorio, lotta per la sopravvivenza. Conosciamo qualcuno? Tutti noi abbiamo attraversato questa strada qua. Andate in asilo e guardate i bambini, quando qualcuno vuole prenderci il giocattolo, no, è mio. E che cosa fa il bambino? Delimitazione sul territorio? Combattiamo per che cosa? Ma vedete, in tutto questo c'è emotività là? Non c'è emotività là. Perciò il rettile, quando che cammina per Opicina, Trieste, e una macchina passa e schiaccia il suo bambino, se ne frega, va avanti.
Ma il coniglio no, perché il coniglio è mammiliano. E perciò ecco che il mammiliano cambia. Altruismo, Rettile no, Rettile dice no. Qua, casa mia, tutto mio, metto il cercatino vicino, non voglio niente, no? Invece altruismo. Allora dobbiamo provvedere per i nostri bambini, dobbiamo andare all'università, non compriamo la macchina, non andiamo in vacanza quest'estate perché dobbiamo andare i ragazzi all'università. Non facciamo altruismo. E poi cosa ti danno alla fine? Io che ho fatto tutto questo per te, tu mi ripaghi così, perché questa è l'altra faccia. Eh? Ci si riconosce? Amore, gioco, cosa fanno i bambini? Cosa fanno gli animali? Giocano. La bissa non gioca, il rettile non gioca. Cosa deve giocare a fare? Perciò i bambini giocano. Comprensione, è proprio intendono l'emotività. Rabbia, paura, piangono, istinto, è l'istinto materno. Ci siamo? Ci si è prenderci cura. E tutto questo fa parte del secondo cervello. Il terzo cervello invece è la parte analitica, no? Quelli che sono particolarmente analitici, cioè sviluppata per ultimo, l'ultima parte del cervello, sede alla consapevolezza, razionalità, ci permette di immaginare un futuro, questo è bello, perché senza questo concetto domani non lo vedo. Allora, in tantissimi casi, parte dei suicidi, un lavoro che è stato fatto, ha anche a che vedere il fatto che non vedevano più il futuro. Qual è la mia ragione per vivere? Cioè la risposta al futuro è, qual è la mia ragione per vivere? Non ho una ragione per vivere, dunque non vedo il futuro. E dunque la corteccia in questo momento è in disfunzione, perché il sistema nervoso centrale, la corteccia non funziona, per qualche motivo non funziona. Adesso noi abbiamo farmaci, ma questo e quell'altro, ma guardate che abbiamo le nostre mani. Ecco che la medicina può funzionare in questo contesto. È soluzione dei problemi. Cioè, tutte queste cose vengono fatte e attimate. Questo sistema poi scende lungo il canale vertebrale ed è subentra in un sistema che si chiama sistema reticolare. Il sistema reticolare è un altro sistema, subsistema, sistema di allarme reticolare. È il nostro salvavita. È quello che dice non andare giù per quella strada. Stai a casa oggi, mangi, non è buono, lascia stare quel mitillo, mi spiego? Perché risponde ai cinque sensi e se noi per qualche motivo questi cinque sensi vengono inibiti, ecco che subentra il sistema rettiliano. Il sistema rettiliano, che è quello che è sopravvivenza, dice no, non mangiare perché potresti morire. Ecco perché uno che si inebria di whisky o di birra va in un locale, vede un bestione così e dice ehi, stupido. No? Non glielo diresti se non sei ubriaco, perché tu capisci benissimo, ma siccome quello è inibito, glielo dici, mi spiego? Vedete come funzionano queste cose. E per ultimo vi porto un'articolazione temporomandibolare. L'articolazione temporomandibolare è molto importante, perché? Per un semplice motivo, tutte le articolazioni sono importanti, perché viene governata dal nervo trigemino, quinto nervo cranico. Ed è un nervo unico nel nostro corpo, perché è l'unico nervo che agisce sui muscoli che aprono e che chiudono la bocca. Di solito c'è un nervo che flette il bicipite e un altro che allunga il tricipite. Noi abbiamo due nervi, mentre i muscoli che aprono e che chiudono la bocca sono innervati dal nervo trigemino. E il nervo trigemino è connesso sul sistema reticolare. Perciò immaginate rumore, suono, gusto, i sensi che sono bombardati, che cosa fanno? Stimolano questo nervo trigemino, lo mettono sotto stress e poi lui cosa fa? Si porta a stress. La parola stress cosa vuol dire? La parola stress è quella che uccide più al mondo di nessun'altra patologia. Perché lo stress è qualcosa che assolutamente non siamo in conoscenza. Uno può essere messo sotto stress, cioè uno vince il super nell'otto e mori. Ma come? Ho aspettato tanti anni di giocare questo benedetto euro, vinco 5 miliardi e muoio. Lo stress. Lo stress perché ti può dire finalmente ho avuto un bellissimo lavoro, però devo andare via da Trieste. E allora lo stress si decide a non fare. Guardate che lo stress è molto particolare. Ci colpisce in modi che noi non abbiamo più pallida idea. E ovviamente lo stress che cosa fa? Colpisce i nostri organi. Ed ecco che abbiamo situazioni di stress che agiscono sul sistema di allarme reticolare, ecco che entriamo nella articolazione temporomandibolare, questa compressione, ed ecco che abbiamo il muscolo temporale e poi viceversa. E allora Hoppleger dice molto, in modo molto chiaro, quando una persona ha una disfunzione all'articolazione temporomandibolare è la punta di un iceberg, perché dietro questo non c'è una malocclusione, non c'è un qualcosa, è qualcosa che ha a vedere con la sua emotività, che può a che vedere con la sua emotività.
Le ciste di energia sono delle strutture che noi chiamiamo ciste di energia, quantità di energia fisica, emotiva o quello che sia, che entra nel nostro corpo, che penetra il nostro corpo, che si inserisce nel nostro corpo attraverso la mente, la sensazione o fisicamente, perché può essere fisica, e rimane nel nostro corpo. Il nostro corpo non la sa dissipare. Allora, se qualcuno mi dice sei stupido, quella è una ciste di energia, sì, io me la prendo. Perché d'un tratto qualcuno mi dice stupido, allora io nella mia mente dico, ma perché mi hai detto stupido? Ma cosa fa? Mi spiego? E nel tempo questa parola stupido, sono stupido, alla fine andrò alla ricerca di qualcuno che mi dica sono stupido tutto il tempo, perché vado alla ricerca di come mai queste sono le cose che noi abbiamo. E dunque, le ciste di energia, trauma fisico, trauma patogenico, trauma virale, trauma emotivo, trauma spirituale. Sapete che un numero di anni fa, non so, il vescovo, come si chiama il più alto? No, il Papa, quell'altro. Cardinale di Milano ha scritto sul Corriere della Sera a Milano: non andate, fedeli, non andate a far ricevere o fare terapie complementari, perché sono le terapie del diavolo. Pensate cosa è stato scritto, ma una decina di anni fa, non di più. Allora, ho un mio amico qua, a Trieste, che è uno dei più bravi medici forse che io conosco, anche perché sei mio amico, ma comunque bravo, omeopata, medico, gastroenterologo, di fama, bravissimo, amorevole, alla mano con tutti, ha detto, sai, questo può essere un problema per noi, perché se le persone, le anziane che noi trattiamo, se sono cattoliche, sono fedeli, perché essere cattolico vuol dire anche credere nei cardinali che dice qualche cosa, potrebbero anche non venire più a fare omeopatia. Perché tutto quello che non era convenzionale era la terapia del diavolo. Interessante, no? Complesso, se volete, in tutto questo. Vabbè. Allora, come riceviamo i traumi? Guardate adesso qua, questo è molto chiaro. Queste sono immagini dell'americana, no? Perché la signora sta facendo la doccia, suona il campanello, lei si mette l'accappatoio, scende per le scale e scivola e cade sul coccige, banale, non succede. Benissimo, guardate, cade, vedete questa ciste di energia, questo trauma, come cade questo trauma? Entra, la forza del trauma entra, e poi che cosa avviene? Che ovviamente il corpo non è statico, i calciatori, il corpo si muove dappertutto, perciò abbiamo dei vettori d'entrata e praticamente questo dolore si va ad alloggiare o nella zona pelvica, a volte viaggia anche più in alto. Adesso, visualizzate questo. Questa signora, dopo questo, col dolore, con la lacrimuccia all'occhio, apre la porta e il marito le dice, cara, mi sono dimenticato il cellulare. Bacetto. Cosa fate? Ci fate male? Bacetto e via. Questo può passare. Immaginate l'opposto. Apre la porta e c'è la polizia. Signora, suo marito è stato coinvolto in un incidente mortale. Stesso trauma. Secondo voi passa? Ed ecco che avremo problemi utero, ovaie, isterectomie, tumori, perché per qualche motivo, fra virgolette, almeno che non era contenta che fosse morto, dobbiamo mettere anche questa qua, possiamo anche includere questo piccolo particolare, no? Non siamo così? No? Vedete le due cose? Uno, mi sono dimenticato il cellulare, l'altro è morto in incidente stradale. È lo stesso trauma. Ed ecco che Oplegia parla di rilasso sommato emozionale. Possiamo trattare queste persone soltanto su mobilizzare la colonna vertebrale? Sì, è utile, certo che è utile, ma possiamo anche investigare. Adesso avremo anche i psichiatri, i psicoanalisti, i psicoterapisti, noi non lo siamo, ma noi tocchiamo il corpo. E è una cosa interessante, la fascia trattiene tutto ciò che noi percepiamo. Un certo psicologo chiamato Jung dice, tutte le nostre esperienze rimangono dentro di noi e non escono mai più, rimangono dentro di noi. Che cosa vuol dire questo? Oplegia era in una conferenza e parlava della fascia. Ha un gruppo di medici e questi qua l'hanno martorizzato. Una grande platea, più di 200. All'epoca lavorava con un scienziato che aveva scritto il computer per la NASA, quello che diceva dove si trovava la navicella in tempo e spazio. Allora Oplegia parla di tutto questo e questi medici, no, Si alza lui e dice, signori, posso? Non sono medico. Sono un scienziato, lavoro per la NASA, faccio il programmino. Io non capisco una cosa, scusatemi se mi posso permettere, ma se voi potete registrare
La sinfonia di Beethoven, all'epoca non c'erano i dischi, non c'erano i compact disc, no? Se voi potete registrare la sinfonia di Beethoven su un nastro creato dall'uomo e suonarlo fra 10 anni a casa vostra, se avete la macchinetta ancora, no? E ascoltare la sinfonia di Beethoven, come potete credere, come potete non credere che il tessuto che non è fatto dall'uomo non possa avere una memoria? Semplicemente la parte elastina, se voi tirate l'elastico, lo tenete così, è vero? E rimane così fin quando lo tenete così. Ma quando lasciate andare una parte, cosa fa l'elastico? Torna dove era prima. Ed ecco che noi, lavorando emotivamente, andiamo ad ascoltare il tessuto, andiamo ad ascoltare la fascia, andiamo ad ascoltare le varie tensioni della fascia. E permettendo questo tocco, che poi viene attraverso i peptidi e vari altri neurotrasmettitori, il paziente può manifestare un'intimità, gli può venire qualcosa in testa. Quante volte voi siete andati da qualcuno che vi ha fatto un massaggio, o dal parrucchiere o dal barbiere, e un tratto vi vengono delle cose in testa? Perché in quei momenti sono i momenti in cui il tuo corpo può permettersi di non pensare al presente, ma qualcosa importante viene. Ed ecco che il terapista percepisce le modifiche nel sistema fasciale. Perciò la terapia cancerogena lavora in un aspetto fisiologico, tocchiamo le tensioni, e attraverso il nostro tocco andiamo ad agire, se così il paziente lo vuole, in che cosa? In quella che può essere la componentistica emotiva. E lavorando su questo diamo un maggior supporto. Io dico sempre qualcosa di molto semplice. Qualche volta questo non è accettato, ma io lo dico lo stesso perché penso che per me è una realtà, è una mia verità. Noi abbiamo un percorso da fare. Io, se non sono una macchina, ho un percorso da fare. Se siete una macchina, questo non è il posto adatto, questa serata non è per voi. Ma se non siete una macchina, no, abbiamo un percorso, c'è un qualcosa che va oltre la mia consapevolezza. E questo percorso lo devo fare, lo devo fare. E ho due scelte. O lo posso fare viaggiando in un taxi, e arrivare in stazione, oppure posso affrontarlo con il sudore sulla fronte. E questo mi nebbia la vista. E dunque mi fa capire il mio percorso. Quello che facciamo noi altri, come terapisti, questo mi dico io, siamo dei facilitatori. Abbiamo quella che si chiama la spugna magica. Prendiamo la spugna, come facevano i vecchi allenatori una volta, leviamo via il sudore dalla fronte e permettiamo al paziente di continuare il suo percorso, senza avere la vista inneviata. Questo è quello che io penso che noi terapisti facciamo con i nostri pazienti. Perché il vero terapista è il paziente. Il vero terapista è il paziente. È il suo sé superiore che sa esattamente quello che fa, come fa, quando fa e quando deve fare. Non posso fermarmi perché ho questo da fare. Il tuo sé superiore domani ti dice bene, adesso si fermi, pum. E tu un tratto non ti muovi più. Non so se rendo. Ecco. Abbiamo fatto anche questo, l'evento traumatico crea una linea di demarcazione separando la vita prima e dopo per il nostro paziente, ecco perché siamo riabilitativi anche con il rilascio emozionale, non soltanto l'aspetto fisico, ma siamo anche riabilitativi. L'evento in sé è più che un trauma stesso, vedete quando ho parlato prima di quelle che erano le aderenze, per un miglior recupero occorre considerare più aspetti della persona, sia fisici, psicologici, sia sociali, sia spirituali. Questo è interessante, perciò quando noi andiamo a trattare una persona, visto che si parla di unicità e non di segmento, noi trattiamo mente, corpo e spirito attraverso il nostro tocco però. Io non so cosa è giusto, cosa è sbagliato, noi tocchiamo e se mentre io tocco qualcosa si modifica, vuol dire che il paziente ha lavorato. Se non si modifica, il paziente ha lavorato lo stesso, è che io non so, perché tante volte noi pensiamo sempre che abbiamo una situazione. Il paziente viene dentro e noi vediamo un beneficio subito, abbiamo avuto successo. Non vediamo il beneficio subito, pensiamo di aver avuto successo. No, signori, quello che succede tante volte è che noi rallentiamo la progressione della disfunzione. È soltanto che questa non si vede, questa è la parte più ingrata. Perché mentre tu hai male adesso ti passa, ma se tu non fai niente questo male poi diventa peggiore, se invece fai qualcosa e il male ti rimane, noi consideriamo questo insuccesso. Invece no, perché può darsi che rallenti la disfunzione. Rilascio emozionale, emotività, la fatica esistenziale, pensieri ossessivi, l'apparenza, l'apparire, vedete, tutte sono cose che possono metterci in disfunzione. Il dottor Pleger parlava proprio di questo, il corpo è la manifestazione dello spirito. Platone dice il corpo è il veicolo dello spirito
E tu non puoi trattare lo fisico se prima non tratti il suo spirito. Come manifesta il tuo sé superiore? Come la manifesta? La sua disfunzione la manifesta attraverso il corpo fisico. Il corpo è veicolo dell'organo dell'intelletto e dello spirito, Platone. Ho messo alcuni cenni così, questo non è di oggi, questo sono più di 2000 anni fa. Molecole di emozione è un libro di Candice Bergh, e lei è una ricercatrice che parla appunto di peptidi, parla di molecole di emozioni, ecco perché noi quando veniamo toccati manifestiamo emozioni, che siano positive, negative, quello che siano. Perciò ovunque noi siamo toccati manifestiamo emozioni, ed ecco perché il rilascio somato emozionale, quando si lavora con le tecniche manuali, possono stimolare una quantità di emotività. Come le emozioni sono in grado di trasformare il corpo, di provocare una malattia, una guarigione, di mantenere la salute del corpo? Il corpo e la mente non conscia. Traumi repressi causati da emozioni possono essere memorizzati in una parte del corpo. La medicina allopatica dice oggi che una delle possibili cause di un tumore può essere un'emotività repressa. Adesso voglio farvi vedere un qualcosa che avviene attraverso il tocco, quando noi tocchiamo. Qua parliamo di atomi, noi siamo atomi, vediamo cosa avviene quando noi mettiamo le mani. Questa è sempre fisica quantistica adesso, perché Oplegia dice: ma come, perché le persone che mi ha messo le mani ho sentito caldo e adesso sto meglio, lei ha il fluido nelle mani, queste sono le frasi che si dicono. Oplegia spiega questo particolare: nel nostro corpo ci sono atomi, particelle atomiche e particelle subatomiche, due particelle e antiparticella che si incontrano, si scontrano, si fondono, perdono la massa e diventano calore. Perciò quando noi sentiamo questo, veniamo toccati e sentiamo calore, è che le nostre particelle, la particella subatomica si scontra e rilascia calore, no? E calore è quello che poi vuol dire energia. E dirigendo l'energia all'interno del corpo con l'intento di accrescere particelle atomiche e subatomiche. Perciò il mio intento mentre tocco è di far sì che queste particelle acquisiscano un certo movimento, maggior movimento. Nel momento che si scontrano, l'accrescimento del moto crea una serie di collisioni tra quark e elettroni. Le particelle si scontrano e formano energia. Ecco che stiamo, mi ha messo le mani, sento un calore, adesso che lei mi ha messo le mani sento un calore. Il paziente pensa che le mie mani hanno caldo, hanno qualcosa, invece quello che avviene sono questo piccolo particolare qua. Adesso noi abbiamo entropia e sintropia. Entropia è energia disorganizzata e sintropia è energia positiva. Quando noi siamo in disfunzione siamo in entropia. E vedete su questa immagine quelle freccette rosse, siamo in entropia. Nel momento in cui queste particelle atomiche si scontrano e rilasciano il calore non è niente altro che l'entropia che fuoriesce perché entra la sintropia. Perciò quella forma là è calore. Se noi stringete un attimino il pugno, così non ha niente a che vedere con la situazione politica, stringete il pugno, è molto forte. Sì, molto molto forte. Più forte ancora, non è forte abbastanza. Potete il massimo che quello potete fare, provate forte, forte, forte. Adesso lasciate. Se lo facessi fare tanto tempo sentivate calore, perché avete intrappolato energia. Adesso che cosa viene? Perché la miglior terapia del mondo è la prevenzione? Perché succede questo. Quando noi siamo in uno stato infiammatorio cronico, vi ricordate il sistema immunitario che abbiamo parlato prima? Sì. Quando noi siamo in un sistema infiammatorio o cronico, vedete quella è la cellula normale, ma una volta che è bombardata in uno stato infiammatorio, che cosa può avvenire? Il DNA si può danneggiare o modificare come risposta allo stato infiammatorio, perché il nostro corpo è un meccanismo autocreativo, lui cerca di proteggersi, e dunque che cosa fa? Fa questo. Ma se fa questo, il DNA danneggiato stimola la funzione produttiva delle cellule. Il che vuol dire che questo può causare una produzione eccessiva che può portare alla formazione tumorale che può essere benigna o maligna. Perciò è anche questo può essere un qualcosa che viene fatto perché il nostro sistema autocorrettivo lavora come controposta dell'infiammazione. E perciò se noi possiamo andare a trattare dei pazienti, anche se non hanno disfunzioni visive, ma fra virgolette le tecniche del benessere, no, grazie a Dio ci sono questi centri per il benessere, questo è un benessere per noi, perché la gente comincia a prendersi cura di... Tante volte noi abbiamo dei stati infiammatori causati da intolleranze, da tantissime cose, ecco che lavorando su questo possiamo essere d'aiuto al nostro paziente. Qua è quello che ho detto un pochino prima. La tecnica Italia, noi siamo coloro i quali hanno, siamo i maggiori, siamo gli unici esponenti in Italia sotto il patrocinio dell'Istituto Oplegia International. Facciamo parte di circa 190 stati che propongono questa metodica.
abbiamo un numero di terapisti, terapisti, operatori di benessere, applichiamo queste tecniche in privato e anche negli enti pubblici. Abbiamo qua dentro, questo è il nostro salone per l'insegnamento, però abbiamo altre sedi in Italia, perciò abbiamo anche una formazione e poi ovviamente applichiamo le nostre tecniche terapeutiche. Ok? Perciò noi possiamo offrire questa opportunità a tantissime persone che sono già nel mondo del benessere o di terapie come un'ulteriore modalità, oppure possiamo dare l'informazione a dei pazienti che eventualmente capiranno il beneficio di poter essere avere dei trattamenti fatti ricevuti.